Per continuare a coltivare la speranza playoff la Fileni BPA ci prova con l'operazione 3000, il tentativo di richiamare al palazzetto dello sport Ezio Triccoli il pubblico delle grandi occasioni per la partita contro la Sigma Barcellona Pozzo di Gotto. Prezzo dei biglietti d'ingresso abbassato, due soli ordini di posti a 5 euro per godersi la gara dalla curva e da 10 per tutti gli altri settori. L'Aurora richiama e chiede la risposta della propria gente nel difficile confronto contro la corazzata Barcellona a caccia del salto in Serie A. Dal canto suo se la Fileni BPA vuole i playoff non può Esimersi dal vincerle tutte, le 5 sfide che restano di qui alla fine del suo campionato. È difficilissimo, ma vale la pena di non lasciare alcun che di intentato: problemi in infermeria in settimana per Coach Andrea Pecchi, allenamenti a singhiozzo per Jesse Sanders alle prese con le solite noie alla caviglia. Fermo anche Ryan Hoover e soprattutto c'è Michele Maggioli, faro arancio blu, che a ridosso della gara si ritrova a fare i conti con il dolore ad un piede che si è gonfiato e riguardo al quale lo staff medico lo sta sottoponendo ai trattamenti del caso. Situazione non ottimale, ma resta lo stimolo della prima di due sfide contro le grandi del campionato. Barcellona Pozzo di Gotto domenica 7 aprile alle 18.15 al Palatricoli, quindi la trasferta di Pistoia del 21 aprile dopo la sosta. E con lo stimolo rimane anche il richiamo al tifo Aurorino perché col colpo d'occhio sugli spalti ed il calore faccia sentire il proprio sostegno a squadra e società non solo in chiave Anti Sigma ma anche e soprattutto in vista di un prossimo futuro da disegnare per il basket basketiesino di livello.